Mi occupo appunto di tutti gli strumenti che riguardano l'agricoltura responsabile e l'implementazione di questi proprio per ottemperare tutte quelle che sono le nuove normative, in primis la direttiva 128 sull'uso sostenibile. A tal riguardo, in questa fase abbiamo appunto uno strumento che noi stiamo proponendo appunto all'interno della direttiva dell'uso sostenibile per lo smaltimento dei rifiuti di fine trattamento, la rimanenza che rimane all'interno della botte e tutto quello che viene di scarto quando si fa il lavaggio della botte sia all'interno che all'esterno. Si chiama IOSEC, proviene da un brevetto di Syngenta France, quindi francese, ed è un strumento molto molto semplice. La sua peculiarità è appunto la semplicità. È formato da una semplice vasca in cui viene raccolto appunto questi prodotti che rimangono di fine trattamento. Quel fenomeno dell'evapotraspirazione e del vento, questo prodotto viene essiccato e alla fine dell'anno rimane solo una piccola quantità di prodotto secco alla fine del sacco, si raccoglie e tale prodotto viene smaltito come rifiuto speciale. Uno appunto, ripeto ancora una volta, del sistema è un sistema che è premiato proprio per la sua semplicità. Si costruisce molto facilmente, nel senso che non ci sono strutture particolari da montare, e questo è stato il successo del prodotto, in particolare in Francia. Noi lo inseriamo, questo strumento, proprio nell'ottica del progetto Intera Farm. Proprio l'Intera Farm è un progetto di Syngenta che soprattutto in Italia vorrebbe far partire quel sistema di gestione del prodotto fitosanitario dall'acquisto fino appunto allo smaltimento dei rifiuti di fine trattamento. In Tenuta Puglia, dove siamo oggi, è una delle 12 aziende che in Italia è partita con questo tipo di progetto. Sono tutte aziende virtuose che sono molto attenti agli aspetti ambientali e della tutela appunto dell'ambiente, proprio perché non vogliono permettere all'impiego del prodotto vada ad intaccare tutti quei fenomeni di inquinamento ambientale che possono essere causa di limitazioni di prodotti, proprio perché un scorretto impiego del prodotto stesso nel momento della manipolazione del prodotto durante il riempimento della botte oppure nella fase successiva dello smaltimento del rifiuto stesso può provocare degli inquinamenti puntiformi a livello locale e che, come dicevo prima, limitano l'impiego di prodotti proprio perché causano fenomeni di residui anomali sulle acque e sul terreno.